tenevano il filo del percorso di studi delle scuole superiori. Siamo riusciti come provincia, con la collaborazione delle scuole, a intercettarli praticamente tutti. Una settantina sono rientrati nelle scuole superiori, una ventina li abbiamo inviati ai percorsi di apprendistato professionalizzante perché avevano le caratteristiche. Oltre 200 invece hanno scelto di completare il proprio percorso formativo attraverso questi corsi di formazione professionale che nell'arco di 2 anni, per un totale di 1800 ore, consentiranno loro di acquisire una qualifica professionale particolarmente importante per essere inseriti nel mondo del lavoro. Dove svolgeranno questi 2 anni? Sono 3 gli enti di formazione accreditati che faranno questi percorsi, Tutor, Don Orione e ENAIP. E sono corsi che hanno al loro interno un minimo di 450 ore di stage, quindi di contatto diretto col mondo del lavoro. I profili professionali che seguiranno: installatore di impianti elettrici, di impianti idraulici, sono quelli richiesti dal mercato. Particolarmente richiesti dal mercato del lavoro. Nelle esperienze degli scorsi anni abbiamo visto come al termine del percorso biennale quasi tutti raggiungono brevemente anche una possibilità occupazionale, anche con riconoscimenti economici adeguati.